Danone Milan, 128esima live reaction insieme. E ragazzi, è una partita che non va sottovalutata questa, sapete? No, perché sento troppa gente convinta, straconvinta. Io guardo avanti. Giochiamola prima, poi dopo facciamo le nostre discussioni. Allora, ragazzi, io volevo andare a Frosinone, praticamente un'ora di macchina da casa mia. Poi c'è stato un problema, ragazzi. Non è che non finiti i biglietti per la partita, non finiti i biglietti per il treno. Perché col cazzo che guido fino a Frosinone per una partita. Ci volevo andare col treno, però non finiti i biglietti e mi sono attaccato al cazzo. Poco male, perché tra un mese, esatto, più o meno primo marzo, ci sarà, come cazzo si chiama, Lazio-Milan, e lì, ragazzi, saremo assolutamente presenti. Ragazzi, hanno 11 assenti questi, vabbè, non li facciamo concorrenza, per carità, mettiamo i puntini su lei, però torna Bennacer, io direi di cominciare anche un pochino a spingere, perché non possiamo sempre fare figure di merda una dietro l'altra. Quella di sabato, a ripensarci i giorni dopo, è stata veramente imbarazzante a dir poco. Questo è un campo, ragazzi, dove la Juventus ci ha vinto, ma quasi allo scadere, quindi io ripeto, prima di cantare vittoria aspetterei un secondo. Formazione obbligata come al solito, cerchiamo di prenderci questi tre punti, ragazzi, e di proseguire dritto. Non so cosa dirvi. Tra l'altro, domenica prossima c'è anche il signor Napoli che viene a Milano, e Napoli adesso è in forte ripresa. Sono contento per loro alla fine, perché la squadra va bene, i tifosi sono contenti, giusto che gioiscano. Vorrei magari stasera vedere, se possibile, qualche certezza, in modo da arrivare leggermente più tranquillo alla partita col Napoli. So che sto chiedendo tantissimo, sto chiedendo veramente l'infinito a questa squadra, perché chiedere una certezza al Milan è come chiedere l'oro a un barbone, praticamente, perché la partita di Udine mi ha messo qualche pulce nell'orecchio, e la pulce nell'orecchio è diventata un covo di pulci contro il Bologna. E come sempre, ragazzi, quando c'ho la pulce nell'orecchio lancio l'allarme, mi viene detto che non ci capisco un cazzo, e poi ho sempre ragione. Stasera voglio avere torto, voglio vedere un Milan che va a Frosinone, fa la parte sua, e poi per una settimana, ragazzi, stiamo belli tranquilli. Vorrei questo, speriamo di non chiedere troppo, ve lo sapremo dire tra poco. Adesso godiamoci la partita. Intanto, una cosa che vi piacerebbe tanto fare oggi sarebbe non prendere gol. Perché abbiamo avuto pure il coraggio di prenderlo da loro esattamente due mesi fa nel 3-1 di San Siro. Vabbè, ragazzi, era il gol del 3-1, ma è comunque un gol abbastanza vergognoso che abbiamo subito. E chiudo qua la questione. Battono loro in 7. Rotola il pallone al calcio d'inizio. No, no, Adli ha perso palla. Mazzitelli sinistro. Sulle fuori sinistro, ma non abbastanza. Adli aveva fatto fallo da rigore e Sulle ha tirato. Cioè, se Sulle fermava l'azione, dava rigore al Frosinone, praticamente. Madonna, Adli. Ho detto, fatemi una partita tranquilla in modo che io possa stare sereno per Napoli. Tempo, un minuto spaccato. Già mi fate nervosire. Oh, Adli ancora. Continuiamo a perdere palloni su palloni. Abbiamo perso 3 palloni in un'azione sola. Che pressione. No, no, ma tranquilli, tranquilli, che il Milan sta andando bene, è tranquillo, deve riscattarsi, ci sono le certezze, ecco le certezze. Ancora Leao, c'è Hernandez, va dentro Pulisic, ci si incazza già dopo 2 minuti e mezzo. No, ragazzi, c'ho paura di giocare col Napoli, giuro. Ragazzi, ci stiamo facendo mettere sotto dal Frosinone, raga. Ada, qua che difesa! Cioè, ma voi durante la settimana cosa fate? Davvero, cosa fate durante la settimana? Ma perché vi pare che faccio di tutto tranne giocare a calcio? No, se andate a divertirvi, ditemelo, che vengo anche io a spese mie. Cioè, peggio non potevate partire. Peggio non potevate partire. Ed è 0-0 perché è Frosinone, eh. Te immagina una squadra 3-4 posizioni più in alto, era già 2-0 adesso. Ma datemi retta. Il primo tiro arriva al 16° minuto ed è largo di 2,5 metri dalla porta. Tutto regolare, ragazzi. Perde palla il Frosinone, Loftus Cheek. Vediamo quanto dura la palla in possesso del Milan. Leao al cross verso Giroud. Gol di Giroud. 17esimo.
ventunesimo minuto. Ce l'ha fatta fare un assist di Stefano. Qua mezza papera del portiere, ragazzi. No, gran colpo di testa, mezza papera. Io non posso esultare, ragazzi. Quando una partita per 16 minuti è stata, dopo il derby, la più brutta della stagione. E non sto esagerando, ragazzi. Abbiamo fatto 16 minuti di schifo. È il Frosinone, ricordiamoci che stiamo giocando contro il Frosinone, non contro il Real Madrid. E quindi magari contro il Frosinone puoi vincere col minimo sforzo. VAR per cosa? Che è partito 6 metri dietro e fa riprendere sto cazzo di gioco, dai. Non ne trova una buona. Pesca Brescianini, Maignan. No, perché Brescianini dovremmo conoscerlo già abbastanza bene. Che due coglioni, ragazzi. Arui. Brescianini minaccia ancora l'incursione. Arui però si arruina. Dembasek, Maignan che ha preso su deviazione. Questi hanno tirato più di noi, ma tranquilli, tutto sotto controllo. Stiamo vincendo, quindi i problemi non esistono. Mentre Milan vince, i problemi non esistono. Palla indietro. Sec. Corridoio per Gelli, c'è Leao. Gelli al cross. Cross sporcato. Maignan. Vogliono il rigore per il Frosinone. Indica il discreto, hanno subito protestato. Terzo rigore contro in 4 partite, ragazzi. Devo rivederlo un secondo. Sì, mano di Leao, ma è mezzo metro fuori area. Oddio no, no, Leao è fuori. Aspetta, rivedendolo però, aspetta. Leao è fuori, ma la mano è dentro. Vabbè, rigore lo danno, dai, rigore lo danno, forza. No. Tanto rigori noi non ne pariamo mai. 23esimo minuto, il Frosinone pareggerà. Maignan contro Sule, forza. Fai sto gol, dai, fai sto gol. Parte Mattias Sule, gol. Apre il mancino e pareggia la partita. Che schifo, ragazzi. Diventando il primo giocatore. Maignan intuisce sempre l'angolo, ma non la prende mai su rigore. Terzo rigore contro in 4 partite, quarto rigore contro nel 2024 e siamo al 3 febbraio. Cioè, di sto passo avremo 26 rigori contro con sta media in tutto l'anno solare. No, per fare due conti, ragazzi, 7 gennaio ultimo clean sheet, vuol dire che staremo un mese senza clean sheet. La squadra sta rispondendo nel modo giusto e pensa rispondesse nel modo sbagliato. E proprio c'ho il vomito. Dove cazzo vogliamo andare? Io non ci arrivo a maggio così, ragazzi. Cioè, ma io mi sto rompendo il cazzo partita dopo partita. Fanno benissimo a prenderci per il culo, ragazzi. Io lo sapevo che sta stagione sarebbe andata a Ramengo molto presto. Pensavo di fare schifo, ma non così schifo. Vai, fiocca al primo giallo per Lotus Cheek. 3 di recupero. Ma finirà così il primo tempo. Datemi retto. Reinders di testa da fuori area, ragazzi. Giocatori piuttosto avanzati che intasano completamente il centro. E allora Giroud dentro verso Leao. Palla dentro. Il suo tiro arriva tu. Turati, cosa ha preso? Palla dentro. Ma Calabria ce la fa a fare la cosa al verso? No, non ce la fa, ormai siamo abituati. Era solo, ha rimesso la palla al centro verso l'unico giocatore che era coperto. Ancora una volta Leao è il giocatore che determina la fase offensiva del Milan. Leao è l'unico giocatore che determina tutte le bestemmie che sto tirando da 4 mesi a questa parte. Forse non te ne rendi conto. Fernandez, potevi fare un'azione e non l'hai fatta. Pulisic torna indietro, se fischia Godo ha fischiato, sei un pezzo di merda. Godo ha fischiato, così impari a tornare indietro, pezzo di merda di Calabria, e vaffanculo. Si inizia sta partita di merda. Secco fallo da dietro. Giallo anche per Reinders. Punizione e giallo molto pesante per l'olandese. Che è diffidato e salta la partita col Napoli. Poteva farsi ammonire contro il Bologna? No, per carità. Già terzo intervento di gabbia, terzo intervento al limite dell'area. È una nota positiva, nel senso che in difesa è quello che sta giocando meglio per ora. Io non ce la faccio veramente più. Fernandes dentro. Leao. Passa Leao. Cerca il tiro, trova Colli. Che giocata da campione. Che giocata
giocata da campione. Certo che nelle giocate da campioni c'è anche il tiro, cazzo, che è andato sulle gambe del difensore. Se Milan vince questa partita sarà una figura di merda lo stesso. Giroud, vediamo un po'. Appoggia per Pulisic. Ti hanno regalato palla un'altra volta e tu non hai nemmeno tirato. Un anno e mezzo si va avanti così. Quando la regali tu, però, prendi sistematicamente gol. E poi Pioli non è da mandar via. No, non è da mandar via, no. Okafor. Quarto fallo di mano. Quarto. Ripartire in uno. Quattro falli di mano, rigore compreso. Il pallone. Controllo di bicipite e quindi falloso. Soule. Sulle. No. Dentro Mazzitelli. Che porta avanti il Frosinone con un angolo impossibile. Il capitano fa 4 in campionato. Batte Maignan e firma 2-1. Era un po' che il Frosinone forzava questa palla in profondità e stavolta non ha servito un attaccante ma un centrocampista. Mazzitelli che è brava. Ragazzi, è un incubo, è un incubo, è veramente un cazzo di incubo, è un incubo, vi prego, è un incubo. C'è di figure di merda, ne abbiamo fatte, ma questa non è grave di più. Maignan ha preso il secondo gol sotto le gambe in due partite. Ragazzi, siamo sotto col Frosinone. Io non so se è chiara la cosa. Siamo sotto col Frosinone. A me se adesso la ribaltate o oh no, non me ne frega un cazzo. Leao, palla dentro. Un altro. Un altro palla nel mezzo che non prende nessuno, basta. Ancora una volta crea tanto. Basta. Ragazzi, c'ha 9 assenti il Frosinone. Cioè, vi immaginate ci l'avesse tutti presenti. Ce l'avesse tutti presenti. Andres Hernandez, Pulisic. Pulisic cerca il tiro, rimpallato un paio di volte, la palla che torna al Milan. Adli cross, Adli verso Giroud. Giroud che la passa di testa, sbuca Gabbia. Pareggia il Milan con l'incursione 72esimo di Gabbia, gol di Gabbia, il suo protagonista, assist di Giroud. Perché in questa sponda pallone, cioè, ragazzi, è ragazzi, è incredibile. Fatemi vedere la posizione di partenza di Giroud, però. Ma cosa esulti? Ma cosa esulti? Ma cosa esulti? Ma se ne fai altri 6 non devi permetterti di esultare. Che schifo. Palla dentro verso nessuno, verso nessuno. Quinta palla nel mezzo. Siamo una squadra di ciclopi di merda. Nessuno. C'era Okafor completamente solo. Giroud dentro. Ma cosa tiri? Cosa tiri? Da fuori area sbilanciato. Cosa tiri? Che c'è due compagni liberi. Non c'ho parole, raga. Fernandez, cazzo, tiri da fuori area. Basta, basta, vi prego, non ce la faccio più. È stata una palla che ha voluto al limite dell'area. Bennacer. Bennacer può crossare con il sinistro. Va verso Jovic, rimane lì Jovic. Gol. E appena entrato, gol di Jovic, 81esimo. Va a vantaggio il Milan. Pasticcio della difesa del Frosinone. Ne approfitta Jovic all'81esimo. E qua l'assist non è di Bennacer, ma quasi. Qua c'è un flipper e ne sa approfittare. Che poi io pensavo la mettesse sull'altro palo, invece è stato veramente bravo. Non c'è da esultare, ragazzi. Non c'è da esultare. Esulti quando vinci 2-3-4-5-0 e non gli fai vedere palla. Lì esulti. Ma qua cosa c'è da esultare? Giroud, ma perché il velo? Perché? È infuriato Eusebio Di Francesco. È infuriato, pensa a noi. Che a tratti la perdiamo pure. Florenzi, qua c'è un calcio d'angolo per il Milan assurdo. Viene ammonito Florenzi. Ma era un calcio d'angolo solare. Cioè, si è visto da qua, ragazzi. Finisce qua. Ma fischia tre volte Pairetto ancora una volta, andando avanti, facendosi rimontare, ma trovando lo scatto finale su un otto volante di emozioni. Il Milan, sì, emozioni di merda. Se ne va subito. Guarda, spogliatoi, lasciamo perdere, lasciamo stare. 3-2, lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso. Ci vediamo domenica prossima.